Dai, parliamo e basta. Ok, a parte scherzi e a parte Victor. Ok, ritorniamo seri. Johnny ha raccontato ad un certo punto che gli ha cagato sul letto, visto, dopo che lui è scappato di casa perché lei gli aveva messo le mani addosso. Tu pensa al figura di merda che fai davanti al pianeta quando uno dice una cosa così su di te. Il fatto è questo, che mi piace molto questo periodo qui, perché sembra che la femminilità tossica sia veramente la protagonista di molti topic online per quanto riguarda le celebrità, perché io ho parlato molto anche nel live di mio fratello di Jade, la tizia di Will Smith. Non sapevo nulla di loro due, non sapevo che era una classica coppia dove lei poteva scopare chi vuole e lui diceva a me va bene. Ho visto sta intervista dove c'era Jade, no ragazzi, paurissima. E che bello vedere che molte delle relazioni tossiche che abbiamo sia noi che attorno a noi si riflettano così in dettaglio nei VIP. Tantissimo. C'era lui, come anche il meme, quella di lui che si mette. Avete presente il meme? C'è lei tipo così? Sta di fatto che, non so se avete visto, l'avete visto il video, vediamo qua. Vi farò vedere. È successo dopo che tutta la roba dello schiaffo a Chris Rock, che Jada Pinkett stava facendo una cazzo di live su Instagram e ha iniziato a inquadrare Will, e il resto ve lo faccio vedere. You know Esther Perel is coming to the table, she's going to be at the red table. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me. Oh my goodness. If you could film me. Esther, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't. No, she, yeah, because she, don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, you know, don't just start. Well, I'm standing in my house. Don't just start. Che cazzo guardi? Che faccia di merda. Don't. Please watch a stare at the red table because... Che immagine di merda. He's helped us a lot, can't you tell? Vaffanculo. Fa pure l'ironia del cazzo. Cioè, comunque... Ma l'avete vista? Cosa stanno dicendo? Ok, praticamente lei stava facendo una live e gli è arrivata questa domanda tipo: ma questa dottoressa qua vi ha aiutato nel vostro breakup relazionale? Perché prima c'è stata questa roba qua, lei ha tradito 2 o 3 volte Will, e le prime volte, mi pare la prima e basta, in realtà Will c'era rimasto bene, o comunque questo è quello che mostrava, e diceva che è stato addirittura un turning point nella loro relazione, e io un po' ci credo. È possibile anche perché la Pinkett nell'intervista, ora non mi scoccio a trovarla anche perché questo qua non era il video vero, chissà quanti ce ne sono ormai, ma aveva detto che per lei è stato un turning point, è stato proprio un momento in cui lei si è sentita rinascere, perché scopare con un'altra persona con cui non voleva scopare, tranne che l'ha fatto, quindi è sempre un po' strano, non lo so, è pazzesco, non ho mai capito il non frenarti mentre stai scopando, perché penso che quando ti entra un cazzo in figa, sai se ti piace o no. Devo fare questa cosa per altri 15 minuti per vedere se mi piace. Cioè, porca puttana, smettila, non lo so. Non lo so, la vedo in una maniera molto da demisessualino quale sono, ovvero il cuore comanda alle redini, però... No. Il turning point del tradimento l'ho sempre visto un po' strano, perché a mio parere si può arrivare anche in altri modi. Però riesco a capire che anche quello è il modo più estremo, è... anche umiliante di arrivarci. Lei era stata intervistata e disse che era stato questo turning point, che ha veramente capito tutto, ha capito le sue insicurezze e soprattutto ha capito quanto era forte la relazione con suo marito quando ha scopato con un altro. Che può sembrare una minchiata, ma chi siamo noi per dire niente? Chi siamo noi per dire nulla di niente? In questa live avevano chiesto a lei se c'era questa dottoressa e se avesse avuto effettivamente dei risvolti positivi durante la terapia di coppia che hanno fatto, e lei in live su Instagram si girava verso di lui e diceva: tu
tu cosa dici? Effettivamente questa persona ci ha aiutato o no? E lui fin dall'inizio gli fa, guarda, l'unica cosa che ho da dire è non filmarmi a casa mia, rispetto un attimo la mia privacy. Lei si guarda di nuovo la sua faccia e fa, ah, devo ancora vedermela con questa this foolishness, tipo, ah, che cretino che... Si rigira, lo richiede, e poi lui fa, vedi che i social media sono il mio bread and butter, sono il mio pane burro, non rompermi il cazzo pure qua. Che cazzo di cringe di merda. E poi si gira, riguarda lui che è un cane bastonato da se stesso e da lei, e fa, devo dire che ci ha aiutato, can't you tell, tipo, non vedete? Io penso che quel pugno dato a Chris Rock, quello schiaffo dato a Chris Rock, sia stato veramente un atto di cavalleria, perciò già fondamentalmente idiota, a livello un po' sessista, vabbè. E ne sono stato abbastanza convinto. Quando ho visto lo schiaffo, pensavo, vabbè, non lo so, può essere che veramente lei ci sta soffrendo tanto, veramente ci sta morendo di questa roba qua, dell'alopecia, può essere, che cazzo ne so. Perché comunque io leggo una cosa su internet e la prima cosa che penso è un po' ci credo, perché che cazzo hanno i VIP di così assurdo da poter imbrogliare in maniera così patetica, a quanto pare tutto, infatti sopravvaluto un po'. È stato palesemente un amami ancora, guarda cosa sto facendo per te. Will è come Johnny, minchia se Johnny secondo me non è come lui. C'è sempre stata dietro Johnny Depp questa malinconia di merda, e io ho sempre pensato, è perché amico di Tim Burton, quel coglione gliel'ha messa addosso. Invece no, sì, lo è stato dal punto di vista personale. Io credo che sia stato veramente stupido da parte di Will Smith. Io penso che entrambi, è lui palesemente l'abusato, è lei che sta abusando di lui. Per quanto riguarda Johnny c'è un abuso fisico da lui totalmente mentale, non esiste, non puoi comportarti così, non puoi disrespettare in questo modo qua la relazione. Ed è pazzesco. Stiamo parlando comunque di una persona importante che dal punto di vista social ha il coltello dalla parte del manico, perché questa cosa si è discussa molto anche con Peterson, vabbè, quello che mi avete detto l'altra volta che non sapevo pronunciare, della femminilità tossica e del fatto che se un uomo ha palesemente il potere di sovrastare la donna a livello fisico, la donna, soprattutto in questi periodi di media, ha il potere di sovrastarlo a livello mediatico, è molto molto facile ed è molto nelle carte da giocare di una donna l'uscire online e convincere tutti di robe anche inconvincibili, cosa che un po' va a sporcare quello che in realtà internet a volte ha aiutato a vedere, come il fatto di vere donne che sono state veramente molestate da molte persone, cose che sono successe, quindi evviva Twitter per questa roba qua. Ma a volte di questa cosa se ne abusa e succedono queste cazzate qui. Non a caso Amber, quella di Johnny, vi ricordate quando è uscita la cosa del dito? Che lui si era tagliato e ha scritto Easy Amber sul cazzo di vetro. Io pensavo, guarda qua, il cretino, guarda che deficiente. Cioè a me aveva letteralmente convinto, non mi serviva neanche leggere nulla. Esce fuori in tribunale che lei lanciava delle bottiglie di vetro e una le ha colpito la mano, gli ha praticamente mozzato un pezzetto di falangetta e lui quindi se l'è tagliato, perché la cosa brutta della codipendenza e dell'abuso è che se non agisci subito un po' al gioco puoi giocarci, quindi fai anche tu delle cazzate, ci vuoi un po' morire di quella roba là, fai anche tu le tue merdate. Io non voglio giustificare Johnny, anche perché sembra che comunque se tu ci stai in quella roba là, non lo so, penso che poche robe possano scusare o dare una giustificazione al come mai stai stando con qualcuno così. Io sono stato in due relazioni tossiche sentimentalmente. La prima ho dato molto molto spazio all'abuso e in entrambe mi hanno alzato mani, non posso dire chi, se no dicono che non è vero. Oppure dicono quella che ha detto Amber, perché anche lei alzava mani a Johnny e diceva, ma tu sei grande, non ti ho fatto niente. E vabbè, il mio cuore si è spezzato quando è successo entrambe le volte, peggio di quando me le dà mia madre, perché mia madre era per educare, là è perché non si sa parlare, non si sa un cazzo. E quando Lucy Lane, non c'entra veramente un cazzo, calci in culo no,
La prima mi ha dato uno schiaffo, in più aveva delle bellissime unghie e mi ha pure graffiato. E la seconda un colpo qua di vera ribellione. E il fatto è questo, che sono dei red alert assurdi, cioè sono delle red flag assurde queste robe qua, dovrebbero farci un attimo rinsavire e dire ma che cazzo di vita è questa, un po' come ha detto Johnny. Però l'amore va sempre di mezzo ed è un po' una merda, non dovremmo agire subito per queste cose qua, però è anche vero che tutti sbagliamo, è davvero difficile ragazzi. Red flag layerata, anche Victor ha avuto una relazione tossica, non sto scherzando, spero l'abbiano ammazzato di bastonate e che sia diventato più forte dopo questa esperienza, lo spero per davvero. Marco, dimmi se ho capito bene, Depp sta in processo per presunta aggressione ad Amber e in tutto questo tempo non hanno trovato prove, se non le prove che è stata Amber a picchiarlo. No, allora, lei, da quello che ho capito io, mi sono visto... Comunque c'è il trial, 7 ore, fighissime, ne ho visto una, ed è davvero tutto quanto, quindi è fighissimo, potete andare a vederlo, di lui contro Amber. Quello che è successo è che, vi ricordate quando lui ha iniziato a perdere i ruoli, ha iniziato a perdere Pirati dei Caraibi, la Disney, tutta questa roba qua? Era perché lei scriveva merda online e lui l'ha sempre difesa... standosi zitto, secondo me buono, cioè non lo so, penso che anch'io le prime volte farei così. La cosa della carriera distrutta fa schifo ragazzi, è un po' un'ingiustizia del cazzo, ed è successo finalmente che hanno raccolto abbastanza prove lui e il suo avvocato per poter portare questa roba qua in tribunale. Con Smith è un po' diverso perché lì non c'è stato un abuso fisico, quindi non penso puoi portare questa cosa qua in tribunale. Fatto sta che loro stanno divorziando, Smith e Pinkett, e lei si becca il 350 milionone. Avete saputo? 350 milioni se li prende tutti quanti. E se li merita tutti, secondo me, dal primo centesimo all'ultimo. Marco, peggio già da Amber, analizza chi è più pazza, per favore. Allora ragazzi, voglio che sia chiaro, non penso che sia una questione di chi è più pazzo, perché se tu, io penso che proprio come la bontà, la pazzia viene molto condivisa online, e anche in intimo è abbastanza la stessa cosa. Se chiamiamo pazza Amber possiamo dire la stessa cosa di Depp, perché c'è stato, se chiamiamo pazza perché c'è stato, cioè non lo so, è la stessa cosa. Mettiamoci anche la roba che... Mettetevi un attimo nei panni di Smith, o anche di Johnny Depp, e mettetevi nei panni di una persona che qualsiasi cosa... Non lo so, io faccio videocomici e già vengo frainteso e già mi incazzo tantissimo. E sono battute, sono un po' merdate. Non... È veramente intrattenimento che domani se lo scordano, io devo sempre metterlo per continuare a vivere. Niente di così importante, o comunque niente di così mediaticamente visto. In realtà penso si parli solamente di questo. Non è niente di mediaticamente così tanto visto e esplosivo. Almeno non ai livelli di Smith. Si parla di una persona che veramente caga nel cesso e la gente lo sa. Perciò è pazzesco quanto ci sia anche questa grande narrativa e immaginario dove se un VIP si fidanza devono subito fare la foto con loro. È strano perché diventa uno show anche quello, e fa un po' schifo. Non ho capito la cosa da 100 milioni. Allora hanno fatto la suddivisione dei beni, Will e Pinkett, e quindi, essendo che comunque non ci sono prove di abuso, avevo letto che lui stava cercando di fare una roba così, ma era abbastanza stanco anche per la cosa di Chris Rock che ha detto vaffanculo e basta. Chissà se Johnny scopava Amber interpretando Edward mani di forbici. Vabbè. Comunque l'abuso fisico di Amber, non so se avete sentito, anche gli spegneva le sigarette in faccia, gli lanciava cose. Però il fatto è questo, che sono usciti anche dei video di Johnny, proprio video, e anche registrazioni dove si vedeva che lui tornava a casa ubriachissimo, spaccava tutto. Io penso che il genere della pazzia, dell'essere un po' rincoglioniti e dell'alzare mani, ce l'abbiamo tutti dentro. E se stai con qualcuno che... E se stai con qualcuno che un po' te lo coltiva,
Non, soprattutto in età adulta, comunque in un'età dove non ti viene dato per educazione, un po' come è successo ai miei genitori, ma perché decidi tu di farlo, fa un... non lo so, penso veramente sia diversa come cosa. Non ho capito chi picchiava chi, Amber, l'ex moglie di, o ancora moglie, non lo so, di Johnny Depp a Johnny Depp. E sta venendo schiacciata dal fatto che ci sono degli auto, audio e foto che lo dimostrano in una maniera schiacciante. Ma la storia di Will che insieme a Giada mi sembra andasse a stare con altre star a scopare in un resort di lusso, si dovrebbe trovare qualcosa su Google. L'unica cosa che si è trovata è che lei ha avuto questi due momenti di infedeltà e lui il primo gliel'ha perdonato e poi è entrato in questo covo di merda. Johnny è comunque un pazzo di suo, mentre il povero Will... Ma questo è quello che un po' voglio comunicare, che il fatto che non sia per educazione l'abuso fisico dopo, in una relazione... Io non credo che sia veramente solo colpa, ovviamente è più colpa di chi lo schiaffo, il calcio, lo sputo lo dà, ma penso che ci mette anche parte quello che lo ottiene. Io quando l'ho ottenuti ero velenoso, ero tossico, ero in dei momenti in cui mi piaceva pure la tossicità, perciò boh.